Buongiorno, sono Vincenzo Bardiri di Pratec Italia e oggi siamo qui con Patrizia Adamo del CNR. Ciao Patrizia, buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, oggi siamo qui perché vi vogliamo introdurre ad un progetto che con il CNR, quindi CNR IA e Planetec hanno sottomesso, presentato alla Regione Puglia nell'ambito del bando di parti e che è stato anche finanziato con una borsa di studio che poi vi daremo ulteriori informazioni in seguito. Questo progetto si chiama EO4 CCS, quindi osservazione della Terra per lo studio del ciclo del carbonio. E quindi adesso chiedo a Patrizia di darci qualche informazione in più sui contenuti di questo progetto. Sì, grazie Vincenzo e buongiorno a tutti e a tutte. Allora, io sono Maria Patrizia Adamo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in particolare dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico. Abbiamo sede presso il Dipartimento di Fisica in Bari. In particolare il mio gruppo di ricerca si occupa proprio di osservazione della Terra. Che cos'è l'osservazione della Terra? È quell'insieme di tecnologie, di algoritmi e di metodi per l'estrazione di quelle che vengono dette variabili essenziali da dati acquisiti da satellite. Quindi parliamo di dati satellitari acquisiti nell'ambito del progetto Copernicus, quindi le sentinelle e tutti diciamo, i sensori satellitari che gratuitamente sono resi disponibili dalla NASA, dall'ESA, dalla comunità europea. E cosa dire? Perché questo tema, il tema del ciclo del carbonio, il tema del carbonio? Perché come sappiamo uno degli obiettivi del Green Deal è proprio la riduzione dell'emissione di carbonio. È uno dei modi per ridurre appunto per ridurre queste emissioni è proprio attraverso lo studio della natura, quelle che vengono dette nature-based solution, cioè le soluzioni che la natura stessa offre per affrontare questi gravi problemi che ci si pongono davanti. Ecco perché lo studio della natura di grandi aree è proprio il contesto in cui il telerilevamento dà il meglio di sé. Perché dà la possibilità di acquisire aree ampie con sensori che solitamente acquisiscono in continuità, quindi ci consentono di andare anche indietro nel tempo per capire che cosa è successo, dove siamo adesso e soprattutto quali sono i trend per il futuro, quindi dove stiamo andando. Nello specifico, nella nostra attività prevista all'interno di questo progetto, utilizzeremo i dati satellitari acquisiti dal sensore Sentinel-2 dell'ESA e acquisiti anche dal sensore iperspettrale Prisma dell'Agenzia Spaziale Italiana, proprio per studiare tre aspetti fondamentali che influiscono, che agiscono in questo contesto di cui vi ho parlato. Prima di tutto il monitoraggio della copertura del suolo, della cosiddetta land cover, quindi andare a utilizzare questi dati acquisiti da satellite per riconoscere in maniera automatica la copertura del suolo e riconoscerne anche i cambiamenti nel tempo. E in secondo luogo andare a riconoscere con le serie temporali di dati satellitari quali sono le caratteristiche fenologiche della vegetazione presente nei siti studio, nelle aree da studiare, perché da questa fenologia, da queste caratteristiche fenologiche, queste sono le che vengono cosiddette proxy, vengono definite proxy proprio per capire quali sono i contributi che questa vegetazione può dare allo stoccaggio, comunque alla riduzione del carbonio in atmosfera. Quindi si studieranno attraverso una serie temporali di dati telerilevati le proprietà fenologiche della vegetazione e in ultimo si studieranno anche alcune proprietà relative ai suoli. Sto parlando nello specifico della variabile essenziale soil organic carbon, cioè la quantità di carbonio organico contenuta nei suoli. Anche questa informazione, utilizzando approcci di tipo statistico e di machine learning, di deep learning, quindi di intelligenza artificiale, può essere estratta da dati telerilevati. Quindi il candidato che si presenterà e che si aggiudicherà questo assegno di ricerca
sicuramente avrà la possibilità di maneggiare una grossa mole di dati con tutte le difficoltà e le sfide che questo porta con sé, e dovrà e potrà utilizzare tecniche e algoritmi già presenti e ottimizzarli proprio per l'estrazione di queste tre variabili essenziali. Bene, sì, grazie Patrizia. Chiaramente questi temi hanno un interesse anche molto forte per le aziende come Planetech, perché hanno una ricaduta operativa. Il nostro interesse è mettere in piedi servizi di monitoraggio standard che ci consentono di poter valutare la quantità di biomassa, di sostanza organica, perché sia nell'ambito della politica agricola comunitaria, la PAC, dove vengono erogati i contributi agli agricoltori sulla base di servizi ecosistemici erogati, e la capacità di trattenere carbonio è considerata un servizio ecosistemico che rientra nella valutazione dei contributi che la Commissione europea vuole riconoscere poi agli agricoltori. E parallelamente esiste anche un mercato, diciamo, del carbonio, del trade del carbonio, quindi con la generazione di crediti di carbonio, e quindi la possibilità di stimare la biomassa sia nella parte, diciamo, vegetata, ma anche nel suolo, può consentire di poter stimare, di valutare quelli che sono i crediti di carbonio generati e quindi erogare un servizio in tal senso. Quindi, diciamo, c'è un interesse molto forte anche della componente industriale, quindi di Planetech, quindi un'attività di ricerca, ma anche molto operativa, perché traguarda servizi applicativi. A questo punto, Patrizia, diamo qualche informazione in più sulle modalità con cui questa borsa sarà erogata, la durata e tutto quello che può essere utile per i ragazzi. Sì, allora troverete il bando per l'assegno di ricerca presente sia nel sito di Planetech, ma anche nel sito nell'URP del CNR, oltre che nel sito web del mio istituto, e con tutti i dettagli relativi al bando. Il bando è un bando per un assegno di ricerca professionalizzante di 18 mesi. Ci tengo a dire che nel nostro progetto abbiamo deciso di dividere equamente i 18 mesi sia in Planetech che all'interno del nostro istituto, proprio perché vogliamo che il candidato acquisisca tutte le competenze di ricerca necessarie sulla parte algoritmica, di sviluppo, di metodologica, ma che sicuramente trovi subito una via di l'applicazione di tali algoritmi all'interno di un contesto come quello di Planetech, che offre proprio questa possibilità al candidato. Quindi guardate le nostre pagine web e sicuramente lì potete trovare tutte le informazioni necessarie per candidare. Benissimo, ti ringrazio. Chiaramente è un bando a cui possono applicare laureati in laurea magistrale con competenze tecnico-scientifiche, così come sono già richieste all'interno del bando. Quindi a questo punto vi ringrazio per l'attenzione e mandate le vostre candidature per questo progetto. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie Patrizia. Grazie a te. Grazie.